L'altro giorno abbiamo saputo, vabbè, una notizia che già si sapeva, però logicamente veniva da una fonte ben più importante. Quando è arrivato, sapete, noi ci siamo rivolti quest'estate, siamo andati dappertutto perché non trovavamo interlocutori. Il professore giustamente dice lo Stato è lo Stato, ma quando lo Stato tu lo chiami e non rispondi, tu rimani là a dire dove sta lo Stato. No, la domanda dell'uomo verso Dio, Dio c'è, ma quante volte l'uomo dice Signore dove sei? Dio dove sei? Ad Auschwitz i credenti pregavano Signore dove sei? E se ci sei perché permette questo scempio? E allora ci siamo rivolti dappertutto, dall'Europa alla regione, allo Stato centrale, ai comuni, ma per davvero, fino a dover poi raccogliere 35.000 firme per denunciare le amministrazioni inadempienti. Ci sta proprio adesso in corso questa querela. Ebbene, è arrivata in parrocchia da me al Parco Verde la commissione ecomafie con il presidente, l'onorevole Gaetano Pecorella. E quando ha visto che la cosa era così grave, ha detto va bene, adesso passiamo dalla parrocchia, arrivato in prefettura, perché quello che voi dite deve essere messo a verbale e deve essere registrato. Siamo andati in prefettura nel pomeriggio e la cosa che mi impressionava era questa. Quando faceva le domande, subito immediatamente arrivava l'altra domanda: lei come fa a dirlo? Che prove ha? E se tu dicevi io l'ho letta sul giornale, lui immediatamente diceva vabbè, ha poca importanza. No, dove stanno le fonti? Allora l'altro giorno abbiamo saputo una cosa che io non lo so come facciamo ancora a dormire, io almeno io quella notte non ho dormito e vi assicuro che anche questa notte ho dormito male. Se altri dormono sono io l'invidio, però dico, finalmente si è saputo, e adesso la notizia arriva da una fonte certa, che nelle campagne tra Giugliano e Parete, diocesi di Aversa, io sono un prete della diocesi di Aversa, sono state sversate quasi 1 milione di tonnellate di fanghi provenienti dal Piemonte. Io sono nato e cresciuto in provincia di Napoli, e che questo Piemonte ancora debba arrivare qua. Proprio ieri sera da Torino arriva la telefonata di un nostro giovane che sta a Torino per curarsi il cancro, e io ho detto benissimo, ma al Piemonte ci ammalano e poi in Piemonte andiamo a curarci. Bene, la cosa che mi ha impressionato però qual è? È che c'è un signore che si chiama Francesco Bidognetti, Cicciotto e Mezzanotte, che di professione fa il camorrista, si sa che fa il camorrista, l'ha sempre detto. Poi ce ne sta un altro signore che invece di professione faceva l'avvocato, e già la cosa per me diventa più grave, più grave. Poi addirittura ci sta implicato un altro signore che il governo ci aveva mandato perché ci doveva tutelare, un subcommissario, e qua per me la cosa diventa immensamente grave. E allora ho detto a un convegno come questo qualche giorno fa, c'erano in un paese del napoletano, dove per arrivare, pensate ragazzi, bisognava costeggiare montagne di sacchi enormi di rifiuti, di tessuti, di ritagli, perché in quella zona, la zona del Vesuviano, ci sono tante industrie di tessuti anche tenute dai fratelli cinesi. Loro ho detto, ma sentite, io per arrivare qua ho costeggiato questa strada, ma poi bruciati sotto i noccioli.